Il primo acchito è di Alessandro Montanari per la finale del trofeo Onesto Grandi 2023. Dieci punti per Alessandro Montanari nella prima bocciata. Corsano spinge il pallino a sponda, la biglia però rimane staccata. Cerca di andare di fianco a pallino, ma si ferma lontano, quindi Montanari tenterà di portare giù anche questa biglia, magari con uno stacco, quindi tentare anche il realizzo. Molto bello questo tiro di Montanari, che ne fa altri 8 e si porta a 18. Alla bocciata Corsano, che ne fa 2, scappata fuori. Totale 4, 18 a 4. Montanari spinge pallino a sponda, che poi si alza, la biglia è molto staccata, quindi attaccabile. Calcio di Corsano, nulla di fatto, la sua biglia corre pericolosamente verso la buca, ma si ferma prima. Siamo sul 18 a 4 per Alessandro Montanari, questa è la finale del trofeo Onesto Grandi. Al Magic Blue Bar di San Giorgio di Piano. Corsano sbaglia il tiro e adesso gioca, ha perso, gioca l'ultima biglia, ne lascia 2 in mano all'avversario. 18 a 4 per Montanari.
nulla di fatto per Alessandro Montanari. Adesso si va alla bocciata, e non si va, ci va Alessandro Montanari, non io, alla bocciata sul 20-4. Vediamo cosa succede con questo. Rimangono due, quindi 22-24, due birilli, 24, quindi Corsano spinge pallina a sponda, stavolta la sbiglia è sempre staccata dalla sponda, ma un po' meno. Vediamo Montanari se va di calcio. Sì, ci va sotto troppo, rischia tantissimo. La sua si ferma in prossimità dei birilli. Corsano si mette di fianco a pallino. Porta il pallino a metà del quadrante superiore. Fa 6 Corsano e si porta a 10, poi andrà alla bocciata. Ne fa soltanto 2, si porta a 12. Si mette infilato forse, da vedere così sembrerebbe di sì, vediamo cosa ci sta. Sei e diventano 18, 20 e 18 per Alessandro Montanari. Piglia di vantaggio per lui. Va vicino a pallino Alessandro. Vediamo Cristian.
di spinta sul pallino, appunto lo fa. Non ci sono pause, questo è fino ad ora. Alessandro va di spinta per, ma non fa il punto. E perde la biglia di vantaggio. Ultima biglia in mano a Cristian Corsano, ultima biglia a disposizione per questa mano. Bel tiro di Corsano che ne fa due di buca sua, però bel tiro perché gli permette di andare alla bocciata. Anche stavolta sono soltanto due e quindi abbondantemente fastidito, non riesce a trovare forse la posizione giusta. Siamo 22 a 26, dice non riesce a trovare la posizione giusta per la bocciata, chiaramente. Si mette di fianco il cappellino Montanari. Corsano. Buona la giocata, rivediamo. Torniamo in diretta. Ne fa 3, si porta a 29, ma la bocciata ci va. Corsano. Mentre 24, Corsano, come avete visto, si è bocciato pallino, con disappunto di una tifosa nel commento. Montanari. Corsano fa il punto.
bene Montanari. Gioca bene anche Corsano. Due biglie e quattro punti, si porta a 33. Alessandro Montanari va alla bocciata. Fa 6, si porta a 39. Corsano controlla 39 a 24 per Montanari. Due sponde esterne, magari la sua intenzione era quella di scendere nel quadrante inferiore, ci è riuscito. Adesso tocca ad Alessandro Montanari. Calcio di Montanari che ne fa 6 e si porta a 45. Che ha comunque una biglia di vantaggio in questa mano di gioco. Riflette la spinta per spostare il pallino. Ci riesce, adesso vediamo come risponde Corsano. Ne fa 3, si porta a 27, ma il pallino va vicino alla bianca. Adesso ne concede l'avversario il punto, due punti, 28, 27, 22, 23, 28. 2, 3, 27, 29, scusate, sono riuscito a fare il conto, ma l'orario è tardo ed è esattamente un po' che siamo in diretta. Sempre coi due, e quindi 29 e 2, 31.
Corsano spinge Palino verso la sponda alta, però rimane comunque staccato e Montanari va dietro a Pallino ed è anche un po' infilato, ma non essendo attaccato non è facile questo punto da prendere. Più che non faccia il punto da prendere, è difficile fare un realizzo. Vediamo cosa sceglie Christian. Toglie la bianca da lì. Adesso tocca al suo avversario, Alessandro Montanari. Gioca bene anche Alessandro, adesso ultima biglia di Corsano. Probabilmente ti conviene prenderne uno. L'avversario glielo concede cavallerescamente e si porta 47. Vediamo Alessandro. Con questo ritmo si corre lontano, siamo 55 a 31 per Alessandro Montanari. Finale. Lo scrivo senza dirlo. Corsano da tutto biliardo, dalla brocca, come si suol dire. Corsano due sponde esterne di prima. Montanari la gioca bene. Sei, applaudo anche l'avversario, abbiamo visto il replay. C'è
55-37 per... Alessandro Montanari. È la bocciata Corsano. Fa 10, si porta a 49. Porta pallino in alto. Punto rosso, siamo a 55-49, questa finale del trofeo Ernesto Grandi dal Magic Blue Bar di San Giorgio di Piano. Tre veglie rosse e due bianche, però punto un po' intrigato. Bel tiro di Alessandro Montanari. Uno sicuro, non ho capito se erano 1-2, ma adesso vediamo subito, perché Alessandro ha il vizio di segnare subito. La buona abitudine, non il vizio. 59-49, boccia Alessandro Montanari.
questo ritmo scappa sempre, l'avversario lo insegue, ma lui boccia veramente molto bene, sta giocando una bella partita. Certo, l'avversario non è lontanissimo, però Alessandro sta giocando veramente molto bene. Qui spinge il pallino verso la sfondata, ma lascia la biglia staccata e potrebbe essere un invito. Sinora partita che onora questa gara importante, all'altezza del blasone della gara, assolutamente sì. Porta via la rossa dal quadrante superiore. ...69... Montanari, 49, Corsano. Errore grave di Rorone questo, non da lui, errorone di Montanari. Anche questa rischia, no rischia, ne prende probabilmente 6. Se l'avversario non tenta realizzi. Adesso c'è la possibilità di farne 6, tre biglie di colore. E infatti ne fa 6, si porta a 55 e va alla bocciata Corsano. Per la seconda volta non bocciabile, non acchitato correttamente. Questo è un errore che a questo punto della partita potrebbe costare anche caro, perché 55 avesse fatto 8 o 10, si portava in scia, così invece rimane distante 14 punti con la biglia di svantaggio. Un sacco di complicazioni per lui. Buona la giocata di Montanari. Non altrettanto buona quella di che adesso gioca, quella di Corsano che adesso gioca l'ultima e poi ne avrà due Montanari.
deve mettere un super punto Corsano. Queste chance importantissime. Importantissime nel senso che deve andare assolutamente a bocciare, se poi ci va con 4 o 6 punti fatti, bravo, bel tiro. Se va con 4 o 6 punti fatti, boccia per il filotto qualcosa anche di meno. Adesso devono controllare. Va per spostare il pallino, ma non credo che lo toccherà. Ci sarà da misurare per vedere se sono 6 o meno. Non ho capito se 4. 73 a 55, boccia Alessandro Montanari. Qui dove cominciò la sua carriera di giocatore di Serie A da giovane, giovanissimo, va alla bocciata. E non stavolta va a vuoto, nulla di fatto. E sono di quelle bocciate pesantissime queste. Bel tiro, non era facile.
2 punti per Corsano, 57 va alla bocciata, Versaggio ne ha 73, ne fa 2, gesto di Stizza ha fatto 4 volte 2 credo, chiaro che se erano 4 filotti erano 24 punti in più, sarebbe 79, ma tant'è, la differenza a volte è minima tra farne 2 o 8. Intanto compare la capoccia di qualche spettatore, c'è tanta gente, quindi ricavare il posto per la videocamera non è stato facile. Poi insomma la gente viva, non è che sono delle statue, quindi non è che sia un problema enorme. Bello il tiro di Montanari. Con l'ultima Corsano, poi ne avrà una Alessandro Montanari. Corsano il punto lo fa, adesso Alessandro, per poter tornare alla bocciata e avere un'altra chance, vediamo. L'altra chance ce l'ha. '59 boccia Alessandro Montanari che ne ha 75. Vince Alessandro Montanari.